Ehi, ciao Elga, ma scusami, ma come ti sei vestita? Cos'è un camice con quegli occhiali? Ma ah, da scienziato? Ma perché? Ah, vuoi fare dei piccoli esperimenti con il colore? Ah, ma che bello! Ma sei sicura che possano piacere ai nostri bambini? Sì? Dai, proviamo allora. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati di nuovo al nostro tutorial. Oggi laboratorio speciale dal titolo Colore che scoppia e colore che scappa. Andiamo. Solito elenco di materiali indispensabili per il nostro tutorial. Pochi materiali, ingredienti più che altro. Aceto bianco, ma va bene anche quello giallo. Vedete? E che bianco, sai, Elga ha gusti raffinati. Poi, bicarbonato e ancora colori. Io uso questi colori in gel alimentari. Scusami Elga, ti sposto un attimo. Allora, questo è nero, questo è rosso, questo è blu, questo è giallo, ma possiamo anche utilizzare le tempere. Se non abbiamo questi in casa, le tempere vanno benissimo. In più, bicchieri di plastica trasparente, o se non avete bicchieri di plastica trasparente, vanno bene i bicchieri di vetro. Eccoci qui. Allora, io ho messo in fila tre bicchieri, io uso questi di plastica. Sotto i tre bicchieri ho sistemato due foglie di Scottex per proteggere il tavolo, perché il colore che scoppia potrebbe... non ve lo dico, non ve lo dico. Zitta Elga, non dire niente. Bene, cominciamo. Allora, io riempirò un bicchiere con l'aceto bianco. Ecco, non tutto fino all'orlo, eh. Non so abbastanza. Adesso è difficile, non riesco a farvelo vedere. Allora, ne riempio due con l'aceto bianco. Come dici, Elka? Utilizziamo anche quello giallo? Va bene. Utilizziamo anche quello giallo per l'ultimo bicchiere. Questo qua. L'aceto classico. Perfetto. Benissimo. Ecco, facciamo che cambiamo un attimo inquadratura così vedete meglio. Allora, io ho preparato i tre bicchieri, sono pieni di aceto. Benissimo. Allora, bisogna colorare questo aceto. Come vi dicevo, io lo posso colorare con colorante alimentare in gel, quindi posso mettere un goccino dentro. Perfetto. Prendo un bastoncino, un cucchiaino, quello che avete. Andiamo a mescolare. Vedete? Diventa di questo bel colore rosso. Bene, adesso l'altro bicchiere di aceto bianco lo possiamo colorare, che so, con il blu e possiamo utilizzare sempre o il nostro colorante in gel alimentare oppure della tempera blu. Proviamo con la tempera blu. Quindi ne prendo un po' e comincio a sciogliere la tempera nel nostro bicchiere.
di aceto bianco. Vedete, purtroppo la tempera si scioglie con meno facilità rispetto ad il colorante alimentare. Però piano piano, piano piano, piano piano, ci proviamo, eccolo qua. Ne aggiungiamo un altro po'. E piano piano, piano piano, vero Elga? Mescoliamo, andiamo a mescolare. Il terzo bicchiere con l'aceto giallo, ma io lo colorerei col giallo, Elga. Cosa dici? Dai, coloriamolo col giallo. Quindi prendo il mio colorante giallo, un gel. Ok. Prendo un altro bastoncino o un cucchiaino, cioè quello che avete in casa. E vado a mescolare. Vedete che diventa sempre più giallo. Potremmo anche utilizzare la tempera. Proviamo a mettere un po' di tempera. Perfetto. Questa tempera si scioglie con più facilità. Bene ragazzi, adesso arriva la parte più divertente. Faccio vedere. Elga, preparati, ma dove sei? Ah, sei qua. Non entri in quadratura. Togliamo i bastoncini, li mettiamo da parte, togliamo tutto, facciamo spazio. Prepariamo il nostro bicarbonato. Vi ricordate che c'era anche il bicarbonato tra gli ingredienti? Pronti? Diamo un po' di bicarbonato, un cucchiaino. Spostiamo i nostri bicchieri. E via, lo versiamo. Prima dentro il bicchiere blu. Via. Oh, 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 oh. Adesso nel bicchiere rosso. Wow, e adesso nel bicchiere giallo, Elga. Wow, bellissimo. Elga, che bella idea che hai avuto. Benissimo, ragazzi. Abbiamo fatto esplodere, scappare il nostro colore, ancora un po' frigge, guardate, ci sono ancora delle bollicine dentro. Più bicarbonato mettete, più il colore esplode. E basta, mentre Elga fa finta di dormire per non pulire i bicchieri, noi vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Buon divertimento col colore che scoppia. Ciao ciao, provateci anche voi. Ciao.